I'm running away from this pain. Dal 27 al 29 settembre tornano ad Ancona i giochi della regione Adriatico-Ionica. Nati nel 2014 da un'idea dell'assessore allo sport del comune di Ancona, Andrea Guidotti, nella loro terza edizione sono arrivati a coinvolgere 1000 ragazzi provenienti da 16 paesi europei. È il modo concreto e nello stesso tempo entusiasta con il quale Ancona prova a vivere il suo rapporto con il mondo, ovviamente con una parte del mondo. Viverlo attraverso una manifestazione che coinvolge 1000 ragazzi che vengono da 16 paesi diversi, oltre alle centinaia di ragazzi di Ancona e del nostro territorio, della nostra regione, che pure ne saranno protagonisti, voi capite bene che è una bomba, come si diceva prima, di energia e di entusiasmo che percorrerà la città, aprendo ancora di più questa nostra città, ripeto, al mondo. E dunque è un'iniziativa di grande valore. È tanto più un'iniziativa di grande valore perché è alla terza edizione, come veniva ricordato oggi, è dunque un'iniziativa che si ripete, non è stata una meteora che è passata la prima volta e poi non si è più vista. È un'iniziativa che tra l'altro si sta consolidando e che dimostra come sia possibile concretamente lavorare insieme decine e decine di istituzioni, associazioni, perché l'iniziativa è promossa dal Comune di Ancona, ma i partner sono tantissimi, da quelli istituzionali alle società, alle federazioni sportive, eccetera. Quindi un grandissimo evento, frutto del lavoro di tanti e della capacità di tutti, in primo luogo dell'amministrazione che ho l'onore di guidare, di relazionarsi appunto con tante tante energie e tanti soggetti. Fondamentale nell'organizzazione di questo progetto la capacità del Comune di Ancona di essersi aggiudicato un bando europeo di finanziamento. Anche in questo caso, siccome l'iniziativa nel suo complesso ha un onere anche sul piano economico molto consistente, siamo riusciti a realizzarla anche perché abbiamo partecipato e vinto un altro bando europeo di finanziamenti europei che ci ha portato un finanziamento di diverse centinaia di migliaia di euro. Siamo pronti ad accogliere questi 1000 ragazzi che arriveranno da 16 nazioni, oltre dalla macro regione Adriatico-Ionica, anche dall'area baltica danubiana, e qui si affronteranno nel campo per chiaramente vincere nelle proprie discipline, ma fuori saranno tutti insieme per portare avanti i veri valori che lo sport porta con sé, quindi di socializzazione, di inclusione, di lealtà, di onestà, e quindi ci apprestiamo ad accogliere questi ragazzi ancora una volta a braccia aperte. Sarà una 3 giorni memorabile e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, perché credo che ne valga la pena per tutti vedere questo evento, vedere questi magnifici atleti arrivare con il loro entusiasmo nella nostra città e gareggiare, affrontarsi nel campo da gioco, ma poi festeggiare a ritmo di musica e di balli poi nelle serate che saranno organizzate dall'amministrazione comunale. I ragazzi si cimenteranno in 12 discipline sportive diverse. Sì, è un impegno veramente importante quello che sta affrontando l'amministrazione comunale di Ancona con questo progetto, iniziato qualche anno fa con la sua prima edizione, molte perplessità se avesse avuto un seguito oppure no, invece siamo arrivati alla terza edizione, addirittura raddoppiando il numero delle nazioni partecipanti. Questo sicuramente non è casuale, l'ho detto prima in conferenza stampa, bisogna dare atto all'amministrazione comunale di quello che sta facendo a favore dello sport, con sicuramente una macchina organizzativa importante, ma anche un'impiantistica di base molto molto valida. Pertanto ho avuto modo di ringraziare il mondo sportivo, a iniziare dalle federazioni, perché si sono messi in gioco anche loro, perché alla fine siamo entrati tutti quanti dentro a una grandissima scommessa, che la scommessa deve far sì che i 1000 ragazzi che provengono da 16 nazioni possano vivere attraverso lo sport, che è un linguaggio universale come quello della musica, possono vivere sicuramente un'esperienza che dovranno portare dentro per tutta la loro vita.